giorno, durante un'uscita didattica, abbiamo incontrato una signora anziana che si chiama Lucia Amadori. Stava pulendo un giardino con una ramazza, un rastrello, una cariola e dei guanti rovinati dal tanto impegno. Ha cominciato a pulire il paese quando è andata in pensione a 60 anni, ora ne ha 82. All'inizio pensava che il sindaco non fosse d'accordo, in realtà lei è molto riconoscente del volontariato che lei compie. Il suo lavoro è volontario, cioè lei lo fa di sua volontà senza essere pagata da nessuno. Lei è abbastanza alta e magra, ha i capelli corti bianchi e ha gli occhi marroni come le foglie che cadono in autunno. La signora Lucia usa una fascia per proteggersi dal freddo. Il suo lavoro viene svolto con grande cura. Lo fa per amore dell'ambiente e del paese. È da quando ero piccola che la vedo sempre pulire in giro per il paese. الأنسة لوسيا تعلمنا أن نتعامل مع مدينتنا كأنها شيء مهم ومقدر ومع سكانها كأنهم أفراد من العائلة. Secondo me questa signora è molto importante, svolge il suo lavoro con molta cura e grazia. Signora Lucia nel tempo libero pulisce il paese con impegno e anche gratuitamente, non la batterà mai nessuno perché è la migliore. La signora Lucia utilizza il suo tempo libero per noi, noi abitanti di Castello d'Argile. Secondo me il lavoro che fa è molto bello, importante e utile. Non aspetta che gli altri facciano il primo passo, che siano sempre gli altri a iniziare. Ha iniziato lei senza aspettare nessuno che lo facesse al suo posto. La signora Lucia ci ha detto che ci sono dei ragazzini che la prendono in giro solamente perché ha un leggero disturbo di pronuncia vocale. Mi è dispiaciuto molto quando la signora Lucia ci ha raccontato questo episodio. Dovremmo prendere come esempio la signora Lucia, mentre qualcuno la prende in giro. Pensate, una signora di 82 anni che pulisce il paese e noi neanche mettiamo una cartaccia della merenda nel cestino. Secondo me è una brava persona. Si prende in giro e offende un anziano, in questo modo dovrebbe solo vergognarsi. Quello che fa la signora Lucia per il paese per me è molto bello e tutte le volte che la vedo in giro a pulire è sempre contenta. Io penso che se facessimo tutti come Lucia il mondo sarebbe migliore. E i ragazzi, a posto di prendere in giro, la dovrebbero ringraziare. La signora Lucia è gentile e giusta e se lei è una brava persona lo devo essere anch'io e anche gli altri. Quando pulisce quasi mi emoziona a vedere ciò che compie. Quando parla con quel filo di voce le sue parole mirano dritte al cuore. La signora Lucia porta alla comunità futuro e speranza. Le buone pratiche sono contagiose, sono esempi da imitare. La signora Lucia è un modello da seguire per tutti noi, non solo per noi ragazzi, ma anche per molti adulti. Perché in fondo aiutare non vuol dire sprecare tempo prezioso, ma migliorare anche se stessi. Quello che facciamo per noi e per gli altri è come una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno.